Quindi Marcello, forza. Utilizzazione delle risorse pubbliche come se si trattasse di un bancomat personale. Sono durissime le accuse che l'opposizione che siede tra i banchi al comune di Pontecagnano ha denunciato attraverso il capogruppo del Partito Democratico Giuseppe Lanzara in una conferenza stampa contro l'amministrazione comunale guidata da Ernesto Sica. Questa mattina l'incontro a Pontecagnano, nel corso del quale si è parlato chiaramente di sperpero di denaro pubblico e gestione personalistica del potere. Chiaro da elementi, da documenti ufficiali dell'ente, da alcune sentenze che hanno visto appunto soccombere l'ente, che ci sono delle responsabilità dirette del sindaco. Molti di questi debiti sono stati fatti su richieste di prestazioni d'opera o di servizi per i quali però non c'è una posta in bilancio, non c'è una delibera di un consiglio comunale, una delibera di giunta o una determina degli uffici. In pratica il sindaco in molti atti ha deciso a voce o se andava bene su un pezzo di carta a firma sua di fare e di autorizzare alcune opere o alcuni servizi. Questo ovviamente è gravissimo, anche perché non è un errore o un'urgenza di un allagamento o di un solaio che è caduto, ma configura un proprio e vero sistema ripetuto, continuativo, che a mio avviso serve per sperperare il denaro pubblico a fini elettorali e di gestione del potere. E porci alcune domande delle nostre tasse, se la risposta è sì, allora un'altra domanda è quella di...